Prosegue incessante la tappa di avvicinamento alle elezioni del 25 maggio. Questa sera spazio elettorale dedicato alla candidatura a sindaco di Vito Torrente. Un'attenzione particolare a una delle cinque liste che compone la coalizione che sostiene tale candidatura. Parlo della lista Insieme per Mazzara. Questa sera ospitiamo due persone. Si tratta di Enzo Benigno, coordinatore della lista Insieme per Mazzara. Buonasera e ben Buonasera. trovato. Accanto a Enzo Benigno, uno dei 30 candidati al Consiglio Comunale, dottor Enzo Pecunia. Buonasera, dottor Pecunia, Buonasera a tutti peraltro voi. consigliere comunale uscente. Con loro cercheremo di capire quali sono gli obiettivi, i programmi di questa lista che sono ovviamente calati nel programma elettorale di Vito Torrente. Direi di partire subito da Enzo Benigno, coordinatore di questa lista. Ovviamente la prima domanda: perché avete deciso di sposare l'idea progettuale di Vito Torrente? La ringrazio per la domanda, buonasera. Intanto per una serie di problemi, di motivi. Il primo sostanzialmente perché a noi è piaciuto, dopo aver esaminato il programma elettorale del candidato a sindaco Vito Torrente, un candidato, lo giudichiamo a livello personale, una persona seria, una persona che vuole le cose normali, ma soprattutto per ritornare al programma elettorale, un programma fattibile, un programma normale, un programma che è stato compilato con la partecipazione di altri candidati, sempre comprese nelle liste. Consideriamo che Vito Torrente ha avuto e ha l'appoggio di cinque liste civiche, nel senso che ha messo da parte, se così posso esprimermi, i partiti e sta avendo l'apporto, l'aiuto delle liste civiche. Quindi perché questo? Perché ha un progetto che non è un progetto politico che si avvale dei partiti, ma un progetto che vuole avere vicino a sé le liste civiche. Le quali liste civiche? E io mi onoro di rappresentarne una che è Insieme per Mazzara. Dopo aver attenzionato il programma elettorale, ha ritenuto opportuno aderire a questo progetto di Vito Torrente. Una lista composta da 30 aspiranti consiglieri comunali, anche da questo punto di vista immagino il lavoro sia stato certosino nella scelta delle persone da candidare. La scelta della candidatura di Vito Torrente è poi nata perché Vito Torrente noi lo riteniamo una persona, intanto non è una persona presuntuosa, non è una persona, non è un tuttologo, è una persona che adotta una politica del fare, non è una persona, un parolaio. E poi ci siamo un po' riferiti a quello che Vito Torrente ha fatto nella sua breve esperienza ed importante esperienza amministrativa. Ricordiamo che Vito Torrente ha avuto l'incarico di assessore ai lavori pubblici ed ha fatto tantissime cose a Mazzara, e quindi io su questo e tanti cittadini si avvalgono per giudicarlo, se così si può dire, sulla sua vita, la sua capacità amministrativa di amministrare. E poi, essendo un grande imprenditore, una persona seria che ci sa fare, una persona che non adotta né se né ma, lavora e basta. E questa ovviamente è una caratteristica che deve avere chi si propone per guidare una realtà importante come Mazzara del Vallo. Dottore Pecunia, lei è uno dei 30 candidati di questa lista, uno dei 150 candidati che fanno parte della coalizione che sostiene Vito Torrente. Perché dopo i 5 anni passati all'interno del Consiglio Comunale ha deciso di ricandidarsi e perché ovviamente ha scelto Vito Torrente? Beh, ho scelto Vito Torrente perché Vito Torrente ha il grande privilegio di riconoscere ruolo e competenze a chi manifesta conoscenza in determinati settori. Non è un accentratore di potere, è una persona che ha capacità e questo l'ha dimostrato non solo nella sua vita privata, ma anche nella sua vita politica. Ed inoltre, secondo il suo modo di vedere, chi manifesta conoscenza e passione per quello che fa ha un ritorno in termini di qualità di gestione della città. Pertanto il mio apporto a sostegno della lista Torrente Sindaco non è solo un contributo, non può essere solo un contributo di voti, ma anche un contributo di idee e di progettualità. Ed ho spaziato, non mi sono solo occupato in questa mia seconda tornata, dunque elettorale, di occuparmi del settore ambientale, ma anche di una serie di iniziative di problematiche che riguardano la nostra città. È chiaro che ho iniziato con una progettualità politica che mette in primo piano il dualismo ambiente e salute. E difatti è tutto mio, se vogliamo dunque dire, avallato dal candidato sindaco, una progettualità politica
che si chiama Ambiente e Salute, di cui ne parleremo. E possiamo anche parlarne subito, cominciando il secondo giro proprio da lei. Si parla di ambiente e salute, due temi ovviamente connessi, di una politica per la salute che con Vito Torrente Sindaco si potrà sviluppare in che modo? Allora, prima di rispondere a questa domanda volevo fare dunque una premessa. Molte volte mi sono chiesto che cos'è la politica se non un servizio di alto valore sociale che mira a promuovere, ad ampliare i problemi sociali, economici, culturali ed anche di salute di una collettività. Una comunità con un'amministrazione efficiente deve per prima cosa valorizzare ed osservare i soggetti più deboli, deve essere vicino agli imprenditori e anche ai lavoratori. Deve conoscere dunque i suoi problemi, perché quando un'attività chiude non è un problema del singolo cittadino, ma è un problema dell'intera collettività. È considerato che tra i primi ruoli istituzionali che il sindaco ha è quello dunque di tutelare la salute dei cittadini, non intesa come sanità, ma come qualità di vita all'interno dunque della comunità, come qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità dunque del cibo, qualità anche intesa dunque il rapporto anche al traffico veicolare, non può mancare. Secondo il mio modo di vedere, all'interno di all'interno di un programma serio, una progettualità che tenga conto dell'aspetto ambiente e salute. Che cos'è questa progettualità ambiente e salute? Questa progettualità si parte dal presupposto che la salute è il bene più prezioso e più importante che noi dunque abbiamo. Non è altro che un progetto culturale che vuole stimolare la gente ad acquisire stile di vita più salubre. Questa progettualità si vuole entrare dunque nelle scuole, dove la scuola avrà un ruolo privilegiato nell'educare non solo dunque i ragazzi, ma educherà anche indirettamente dunque i soggetti adulti, mi riferisco dunque ai genitori e agli insegnanti stessi, perché ormai è acclarato, ormai si sa che la maggior parte delle malattie che spuntano in età adulta, quale diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, iniziano in età chiamiamo pediatrica, dunque da bambini. Ed è per questo che con questa progettualità noi entreremo dunque nelle scuole per cominciare ad educare a stili di vita diversa, vedere se ci sono delle devianze comportamentali, correggerle per evitare evidentemente dunque da adulto l'insorgenza di malattie cardiovascolari e delle altre patologie che caratterizzano le nostre società. Un aspetto importante di questo programma amministrativo, un altro aspetto, e torno a coinvolgere Enzo Benigno, del programma elettorale di Vito Torrente, è quello che riguarda un po' il mondo del sociale, prestare attenzione a chi magari si trova in difficoltà, alle cosiddette fasce più deboli. Da questo punto di vista, quali sono state, quali sono le richieste che insieme per Mazara ha fatto al candidato sindaco Vito Torrente e per le quali si batterà dall'indomani delle elezioni? Bravo. Grazie per la domanda, perché mi permette di affrontare un argomento a me molto caro e soprattutto caro ai nostri cittadini mazaresi che ci stanno guardando. Partiamo dal presupposto che le politiche sociali devono sapere rispondere ai problemi di rilevanza collettiva, cioè significa che le politiche sociali devono adottare tutti quei mezzi e quegli strumenti pubblici atti a migliorare, come accennava anche il dottore Pecuni, a migliorare la qualità della vita, il benessere del cittadino. Cosa deve fare una politica sociale? La politica sociale deve anche moderare, deve limitare, ridurre i danni e le conseguenze delle altre politiche e soprattutto delle cattive amministrazioni. Allora, cosa ha pensato Vito Torrente con l'apporto di, ripeto, di noi tutti? Perché il programma è stato stilato in collaborazione di tutto, non è stato imposto. Allora, cosa ha pensato Vito Torrente e il suo gruppo? Ci impegniamo, ecco, non promettiamo, noi ci impegniamo da subito, dall'indomani delle elezioni amministrative, dal 26 maggio, ci impegniamo a fare che? A non apportare più tagli ai servizi sociali, che noi riteniamo siano importanti per una società civile come quella di Mazara. Non apportare più tagli, anzi, e sta lì la novità, la grossa novità, quella di creare un nucleo operativo insieme all'assistenza che sappia andare a reperire dei fondi da poi poter adoperare nel contesto dell'assistenza sociale. In soldoni, l'assistenza sociale cos'è che deve fare, per capirci ancora più semplicemente, perché non vorrei usare anche io il politichese, deve semplicemente avvicinare il cittadino alle istituzioni.
Per fare ciò, ecco l'ingegno di Vito Torrente, qual è? Quello di creare la giornata dell'ascolto. Questa benedetta giornata dell'ascolto sarà dall'indomani attuata, che significa che tutti i consiglieri comunali o quelli dell'amministrazione che abbiano un giorno a disposizione si stilerà un calendario e tutti i mazzaresi, dico tutti i mazzaresi che ne hanno voglia e necessità, possono recarsi al comune e saranno ricevuti e parleranno avanzando le loro istanze, le loro lamentele, ma soprattutto delle proposte da fare all'amministratore, perché noi vogliamo, noi, Torrente come gruppo, vogliamo partecipare i cittadini all'istituzione. Questo che sta in quell'ottica cambiando. Di aprire una comunque le porte della del comune, una politica nuova, cioè il cittadino al centro dell'attenzione. Ma non è solo questo, poi si creerà Mazara, dico si creerà perché ne siamo certi, dal 26 maggio, perché vinceremo al primo turno, si creerà l'ipermercato sociale. In due parole cos'è? Per adesso, anche per fare capire magari a chi ci segue da casa, l'ipermercato sociale è una struttura che verrà creata a Mazara. Per adesso funziona in questo modo, che i volontari vanno a prendere il banco alimentare a Castellammare, un banco alimentare che poi deve essere distribuito agli utenti che ne hanno bisogno, che sono tanti purtroppo con la crisi che c'è. Allora invece di far fare avanti e indietro a questi volontari, fra l'altro che spesso di tasca propria affrontano le spese, il comune, l'amministrazione Torrente si sostituisce a queste persone, quindi creando in seno nella città di Mazara un ipermercato dove le persone con una tessera sociale possono usufruire, possono andare e prendere gli alimenti che servono. Questa è la novità, l'ipermercato sociale. Poi se c'è tempo le spiego altri punti velocemente, non so, noi creeremo i centri diurni per l'anziano, per i disabili, che non se ne parla. Attenzionando poi una figura che mi creda, io come medico, come dottore Pecunia, attenzioneremo e tutta l'amministrazione il lavoro particolare dei volontari. Non se ne parla mai, queste figure che sono dietro le quinte, come si dice, che lavorano e si impegnano senza ricevere compensi. Un'altra cosa me la lasci dire a favore della solidarietà sociale: ci sforzeremo di trovare il bisogno, perché una persona ha bisogno di lavorare, riducendo al minimo il precariato. Io non voglio parlare né di lavoro né di lavori pubblici, a me interessa parlare di questo argomento, perché quello che la novità è che non siamo tuttologi, né io né il dottore Pecuni, né quanti verranno a parlare qua. La tuttologia non ci interessa. A noi interessa, come Vito sempre dice, Vito Torrente, la collaborazione con le figure professionali. Se uno deve parlare di lavori pubblici o della viabilità a Mazara, inutile che ci vada io. Ma saranno fatti partecipi al tavolo di Vito Torrente i commercianti, non i bottegai come qualcuno li ha appellati, i commercianti, e quindi vedere qual è il problema e andare incontro. Enzo Benigno, invece per i più piccoli di Mazara, che cosa Perfetto. Si potrà fare? Allora, una cosa meravigliosa che, diciamo, che mi ha colpito, che mi ha fatto subito decidere come coordinatore della lista ad aderire a questo grande progetto, quella di creare una Mazara a misura di bambino. Non è una parola giusta messa lì, perché qual è diciamo, lo spirito del punto che ha messo nel programma elettorale? Perché tutti sappiamo che Mazara, come altre città, sono state costruite a misura delle persone adulte. Mancano marciapiedi, mancano tante altre cose, pensiamo da adulto, pensiamo che i bambini hanno i loro bisogni, quindi dobbiamo noi, incentivando con delle formazioni, con degli incontri culturali, intanto fare cambiare la mentalità culturale, dicendo che i bambini poi diventano grandi, e quindi favorire come dire, la viabilità, la mobilità dei bambini, perché no? Che vanno a scuola, facciamolo andare in bicicletta, indipendenti. Si parla di io vado veloce perché sono tante le cose. Il pedibus. Ha idea del pedibus? Cioè i bambini che vanno a scuola in altre città, come Alcamo per esempio, è già attivo. Uno dietro l'altro, ma ci vuole la sicurezza, ma è bello. Il dottore Pecuni ha parlato di salute, perché dobbiamo inculcare nelle scuole, grazie alla sua idea del dottore Pecuni, si farà quello del movimento nei bambini, no, che io lo prendo, lo porto a scuola, lo prendo e me lo porto a casa. E poi la cosa bellissima, ma semplice da attuare, quella di fare conoscere ai bambini il loro quartiere. I bambini vanno a scuola in via Totta e tale, ma non sanno l'altra strada come si chiama e dov'è. Boh, devono conoscere il quartiere.
Perché no? E tutto questo si deve fare coinvolgendo tutte le figure professionali, quale il direttore didattico, i genitori, eccetera, eccetera, per cambiare la cultura di Mazara in questo senso. Mazara mi sono di bambino. Poi, se mi è permesso, con permesso il dottore Pecunio, proprio oggi c'è un ospite, un amico mio, che mi ha dato un'idea favolosa. Lui si interessa di comporre delle fiabe musicate per la cultura del bambino, non come fine la fiaba musicata, la fiaba musicata come mezzo, perché all'interno ci sono i messaggi di libertà, di tolleranza, sin da bambini in età prescolare, portando i bambini a teatro e trasmettendo chi come lui fa questa composizione delle fiabe. Attraverso le fiabe ci sono dei messaggi, le fiabe musicate, perché dobbiamo andare al linguaggio dei bambini, quindi da piccoli portarle alla tolleranza, alla civiltà, al rispetto per gli altri, che ogni fiaba ha il suo messaggio. Dottore Pecunia, torno da lei per farle un'altra domanda a proposito non solo di ambiente e di tutela del territorio. Sappiamo tutti che Mazara ha un litorale vastissimo che bisogna salvaguardare e cercare di migliorare. Una zona particolare di questo litorale, di cui lei peraltro si è occupato anche nel corso di questi 5 anni di consiglio comunale, è Capofeto. Da questo punto di vista, con il dottore Pecunia in consiglio comunale e con Vito Torrente sindaco, quale sarà il futuro, quali saranno le azioni che avete previsto da mettere in campo proprio per questa zona? Guardi, in questi 5 anni mi sono speso diverse volte a far comprendere all'amministrazione l'importanza biologica, biotica ed abiotica di quell'area, che è l'unica che noi abbiamo in tutta la Sicilia occidentale. Una zona, ahimè, che è stata trasformata per l'incauta attenzione da parte di chi dovrebbe tutelarla in una sorta di discarica. All'interno di quest'area noi riscontriamo di tutto, dall'Eternit, ai frigoriferi, ai copertoni, ai sacchetti di spazzatura e quant'altro. Non abbiamo mai compreso il valore anche economico che quest'area potrebbe avere in seno allo sviluppo economico della nostra città. In questo momento Capofeto è un'area di protezione e rifugio della fauna, è un'area Ramsar e ZPS. Il nostro obiettivo è quello di trasformare quest'area in una riserva. Questo cambio è importantissimo, perché se quell'OAS diventa una riserva naturale arriveranno dei fondi regionali, perché la riserva è gestita dal punto di vista economico dunque della regione. Questo comporterà un incremento anche dei posti, un incremento dei posti di lavoro, perché ci saranno delle persone che dovranno tutelare e salvaguardare quell'area. Quindi si creeranno all'interno di quell'area intanto 3-4 possibilità di lavoro, che per quanto poco, ripeto, sempre sono un segnale indicativo di un cambiamento di un'area che prima, finora, è stata completamente abbandonata. Poi noi abbiamo delle iniziative che sono altrettanto graziose su quell'area. Ai limiti della riserva, sempre per attirare dunque i turisti, si possono creare delle attività collaterali, come l'attro caseari, si possono fare delle convenzioni con i pastori locali per far degustare ai turisti che arriveranno i nostri prodotti locali, si possono creare sempre al limite dunque della riserva delle attività di ristorazione con i prodotti tipici locali, e quindi i nostri agricoltori, se cambieranno anche, si dedicheranno all'agricoltura biologica, potremmo far gustare i nostri prodotti che da sempre si sono distinti in qualità e in nutrimento. Inoltre, un'altra cosa importante, la famosa Casa dell'Acqua. La Casa dell'Acqua va ristrutturata e riqualificata, perché quel terrazzo in mezzo alla riserva di Capofeto permette un'osservazione di quell'area come non esiste in nessun'altra parte. E questo permetterà di attirare turisti da tutta Europa, perché Mazara diventerebbe l'unico posto dove noi potremmo osservare, fare birdwatching da una terrazza, cosa che non esiste in nessun'altra area dunque protetta. E questo significa turismo. E se in quell'area gli animali si riproducono, non vengono disturbati, il turista rimane anche qualche giorno in più. È un giorno in più che rimane il turista, significa economia, significa pernottamento, significa alimentazione che consumano, tutta una serie di cose che permetteranno di incrementare. Noi abbiamo anche le idee chiare come fare incrementare il turismo. Turismo del quale peraltro si parla spesso e volentieri, ma i dati, ahimè, anche gli ultimi diffusi dall'ufficio statistica della provincia di Trapani, non sono proprio tanto rosei, consigliere Pecunia. Anche in consiglio comunale in questi anni si è parlato tanto di turismo, avete cercato di porre la giusta attenzione su questo settore, però alla fine i risultati non sono arrivati.
No, io credo che il turismo, si tratta di bisogna anche incrementare il turismo autoctono, bisogna cominciare a far conoscere il nostro territorio e iniziare anche dai comuni vicini, oltre che cominciare a inserire, fare una pagina web che possa vendere l'immagine della città fuori dal nostro territorio, fuori della nostra regione, fuori anche della nostra nazione, andare dunque a spasso per l'Europa, andare a spasso per il mondo, perché nella nostra area, nella nostra Capofeto, che è meravigliosa dunque come area, ci sono dunque degli animali che potrebbero attirare sia ornitologi sia altri specialisti botanici che potrebbero apprezzarne dunque la valenza. Il problema è che non lo conoscono perché nessuno si è mai occupato di far conoscere quest'area al di fuori della nostra stessa area. Anzi, devo dire che i nostri stessi concittadini non conoscono quell'area perché è stata totalmente eclissata, totalmente dunque abbandonata e non valorizzata per quello che realmente dovrebbe essere. Però si è valorizzata allo stesso tempo questa famosa, chiamiamola così, spiaggia in città che ricordiamo ancora oggi non è però balneabile. Io su questo punto ci ho ordinato diverse volte. Io vorrei far capire dunque alla gente che noi per 70 anni abbiamo scaricato i nostri reflui in quell'area. I reflui non sono fatti solo di acqua o prodotti dunque organici o prodotti organici. Nei reflui ci sono tante di quelle sostanze chimiche e anche dei metalli pesanti. I metalli pesanti rimangono nel territorio, pertanto lì ci sono tonnellate di metalli pesanti. Ricordo ai cittadini che i metalli pesanti hanno un impatto negativo sulla salute. Queste sostanze penetrano attraverso la nostra pelle, il nostro organismo ed vanno a incidere negativamente sulla nostra salute, in primis i bambini. Pertanto lungi l'idea, a brevissima dunque distanza, di poter rendere quell'area balneabile. Se permettete, è stato impegno del sottoscritto far mettere in evidenza la cartellonistica che dove dice divieto di balneazione, perché l'amministrazione dunque odierna quella cartellonistica l'aveva nascosta, messo A ridosso del a marciapiede vicino ridosso alla al strada, marciapiede ricordo anche io. e non era evidenziabile e su suggerimento del sottoscritto ho fatto in modo che la cartellonista fosse ben visibile ai cittadini. Nonostante che si siano fatte le scalinate, quell'area, ahimè, non è balneabile per diverse decine d'anni, perché i metalli pesanti non se ne vanno, non basta la corrente, i metalli pesanti si sedimentano dunque nel fanco di quel territorio e bisogna avere la pazienza che madre natura riesca a decontaminarla, ad eliminarlo, secondo i suoi cicli naturali. Magari i turisti del nord Europa dovranno aspettare qualche altro anno prima di potersi fare il bagno in quella zona, ma ci avviamo verso la fine di questo appuntamento elettorale, facciamo un altro passaggio, l'ultimo passaggio con i due ospiti di questa sera, ripartiamo questa volta da Enzo Benigno, al quale chiedo di rivolgere una sorta di appello, insomma, ai cittadini mazzaresi che ci ascoltano da casa. Grazie. Io dico ai mazzaresi di pensare a questa grande occasione del 25 maggio. Abbiamo una grande occasione di far rinascere Mazara. Abbiamo l'occasione di portare al governo della città una persona giusta, una persona come noi, una persona che vuole la collaborazione di tutti, una persona che ha un passato amministrativo eccellente. Una persona che non è presuntuosa, una persona pulita soprattutto, e una persona che ha la voglia di lavorare, una persona che vuole mettere a disposizione della collettività la sua esperienza. Ricordiamo che è un imprenditore capace e che vuole mettere a disposizione dei cittadini mazzaresi la sua esperienza. Quindi vi invito a votare in massa Vito Torrente e le nostre liste civiche. Grazie. Dottore Pecunia, l'ultimo intervento anche a Sì. lei e ai cittadini che ci stanno guardando da casa. Io credo che la nostra città va ridisegnata, bisogna cominciare a pensare ad una città nuova, ad una città diversa che parte dunque proprio dunque dai bambini. Come diceva il dottore dunque Benigno, se una città va bene per i bambini, sicuramente va bene per tutti noi. Bisogna cominciare a pensare in maniera diversa, bisogna pensare che questa città può cambiare e deve cambiare, tutto dipende da noi. E questo cambiamento può partire chiaramente da Vito Torrente, il quale manifesta apertura ad accogliere iniziative e idee nuove da parte di tutti noi. Questo è l'appello finale del dottore Enzo Pecunia, candidato al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo nella lista Insieme per Mazara. È stato nostro ospite anche Enzo Benigno, coordinatore della medesima lista, lista che fa parte della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Vito Torrente. Siamo davvero al termine, grazie per essere stati con Grazie a noi, voi, grazie a grazie a tutti voi. voi per averci seguito da casa. Arrivederci.